abbiamo tutti ricordi personali. Gregory era molto, era un ragazzino, mi pare. Io ero alle prime armi come giornalista, collaboratore del Piccolo di Trieste, e feci in quella occasione molti articoli e pagine speciali dedicate alla Luna, avevo 22-23 anni. Margherita aveva qualche anno in più, e ciascuno ha dei ricordi personali di quella notte, perché la notte della Luna è la notte dove chi l'ha vissuta si ricorda esattamente dov'era, che cosa faceva, come il giorno dell'assassinio di Kennedy, il 22 novembre del 63, come un altro giorno tristissimo, quello dell'11 settembre 2001. Sono quelle date consegnate alla memoria collettiva, guarda caso hanno tutto a che fare con gli Stati Uniti, e non è forse questa è una cosa anche da rifletterci. E io partirei proprio da quella notte. Margherita, come ricordi tu quella notte tra il 20 e il 21 ottobre, scusa, 20 e 21 luglio del 1969? Dove eri, cosa facevi, come hai visto quello sbarco sulla Luna? Io ero in ritorno da Frascati, dove c'era stato un convegno sull'abbondanza dell'elio nelle stelle, e mi ero fermata a Firenze a casa del babbo. Babbo mio non aveva mai voluto né radio né televisioni, e quindi per l'occasione ci comprammo, c'era con me Aldo che mi aveva aspettato a Firenze, ci comprammo uno di quei televisorini portatili che aveva uno schermo, sarà stato 15 centimetri, e mi ricordo si era tutti lì a guardare tutti e tre, anche Babbo che non voleva la televisione, cercando di indovinare quello che si vedevano delle ombre confuse, si sentivano le voci, quindi più che vedere si indovinava, sembravano dei fantasmi, però è stato un ricordo straordinario di questo primo sbarco sulla Luna, che è stata una grandissima impresa, e come dicevi te, io penso che molte imprese spaziali si possano fare benissimo con i robot, a costo inferiore e con minori rischi, però è stata la grandezza dell'impresa umana, l'impresa umana di andare sulla Luna. Io a volte la paragono all'impresa di Cristoforo Colombo, che partì all'avventura, perché se la Terra è tonda, andando verso ovest si deve arrivare a est, e la paragono a due imprese. A volte mi domando qual è stata la più grande, perché Cristoforo Colombo andava così all'avventura, allora non c'era nessun modo nemmeno di misurare la latitudine, non c'erano cronometri, non sapeva cosa avrebbe trovato, non c'era la radio certamente, non c'erano i satelliti, quindi da un certo punto di vista forse l'impresa verso la Luna è stata più facile, perché c'erano centinaia di informatici, di ingegneri che davanti ai loro computer seguivano questa avventura umana. Anche se i computer di allora non sono paragonabili come quello di adesso. Ma comunque erano presi in un certo senso per mano da terra. Però insomma resta sempre questa grandissima impresa che l'uomo ha sognato da secoli. E quante volte si legge i racconti degli sbarchi sulla Luna, i libri di fantascienza, nemmeno addirittura l'Ariosto, dove mandava matti sulla Luna. E quindi diciamo che è un'impresa straordinaria, che va ricordata, e che si affianca appunto a tutti gli altri avvenimenti che dobbiamo ricordare, belli e tristi. Ti hai ricordato l'11 settembre, dovrei ricordare quello di cui si è parlato nel giorno della Luna. Sei anni e un giorno, sei anni. Il 19 luglio, quindi è molto, molto facile. Eravamo al mare, in una località poco distante da Roma, e mi ricordo che andammo da dei conoscenti, andammo in macchina, quindi non era vicinissimo, andammo perché loro avevano la televisione e noi no, al mare, e quindi andammo a vederla lì. Mi ricordo questa è molto surreale del tutto, quest'area molto rilassata della vacanza estiva, del mare, con dei tempi molto dilatati, e in qualche modo la caligine del caldo estivo
rimandava a quella immagine così poco nitida che arrivava da così lontano. Queste ombre bianche, no? Sì, sì, questo bianco nero non era nemmeno giusto, erano tutte tonalità di grigio. Poi c'era il professor Isaac, bisognava un po' riempire, un po' interpolare. Cioè, per i più giovani non c'era la televisione a colori allora, eh? C'era, non da noi. Non da noi, cioè in Italia non c'era. L'NTSC c'era, no? E che si vedeva male comunque, arrivava da lontano, le voci arrivavano in ritardo, divenne famosissimo il nostro giornalista che fece, no? Ruggero Orlando. Praticamente tutta la sua carriera giornalistica è rimasta inchiodata a quel momento, cancellando il prima e il dopo. Ruggero Orlando e Tito Stagno negli studi della Rai, no? Ruggero Orlando da Houston e Tito Stagno dagli studi di Roma, dove si faceva la diretta. Ricordiamo. Ha toccato la famosa frase che viene ripresentata ogni volta. E ricordo che poi, per vari anni, da bambino crescendo, costruivo modelli. Mi ricordo un Saturno 5 di Lego, alto più di me, alto così, con gli stadi che si separavano. Il Saturno 5 era il vettore che portava l'Apollo verso la Luna. Multistadio, eccetera, quindi gli stadi che si separavano, e anche lì, facendo un po' di nostalgia per i bei tempi andati, bisognava farselo, perché c'era soltanto il mattoncino base, non c'erano i pezzi speciali, quindi era anche un po' creativa la cosa. E già epoca Shuttle, già 7-8 anni dopo, questa meraviglia di fronte a questo successo enorme, come ricordava Margherita, si era allentata.